Buonasera, bentrovati, un nuovo appuntamento con i giorni della Chiesa, bentrovato Paolo. Ciao Simone, un saluto a tutti gli amici che ci seguono da casa anche questa sera. Eh già, questa sera torniamo ad alzare un po' la media rispetto all'ultima puntata, molto giovane, che ha fatto molto piacere insomma accogliere tanti ragazzi per parlare di giovani ambiente. Stiamo già organizzando, lo dico già da subito, la seconda del ciclo di 5 puntate in vista dell'Assemblea Sinodale di marzo. La prossima puntata la dedicheremo al tema, e qui entriamo proprio anche nel vivo di questa serata, al rapporto che i giovani hanno con la fragilità, con la povertà, ma intesa anche una fragilità un pochino più ampia. Ma perché qui questa sera, diciamo, in qualche modo è attinente il tema? Perché stiamo praticamente alla vigilia, perché domenica, 33esima giornata del tempo ordinario, viene celebrata la Giornata Mondiale dei Poveri. Un invito che Papa Francesco ha fatto già 3 anni fa e nella nostra diocesi presente, si è detto, già da subito il primo anno. E allora, per parlare dell'appuntamento, ma soprattutto di come per la nostra comunità ecclesiale riminese questo tema sia al centro, anche forse potremmo dire di una gran parte della pastorale, do il benvenuto, anzi il bentornato nel studio dei giorni della Chiesa a Don Maurizio Fabbri, il nostro vicario generale. Don Maurizio, grazie, grazie di essere con noi. Grazie per l'invito. Al suo fianco il direttore della Caritas diocesana, Mario Galasso. Bentrovato Mario, grazie anche a te. Bentrovati, buona serata. E poi un paio delle anime che rendono possibile la giornata di domenica, e quindi diamo il saluto a Pier Antonio Semprini della Protezione Civile di Rimini. Pier Antonio, grazie di essere con noi. E poi 2 rappresentanti della capanna di Betlemme. Con noi questa sera ci sono Pino Lauricella. Ciao grazie, Pino, grazie di essere qui con noi. E Livio Liguori, anche per lui un gradito ritorno. Grazie, grazie Livio. Buonasera. Allora, abbiamo, diciamo, questa sera dobbiamo farli correre un po' via in fretta, perché alle 21 inizia la veglia di preghiera nella chiesa di San Bernardino. Dovete fare 2 passi per arrivarci, perché sappiamo che la giornata quest'anno è proprio suddivisa in questi 2 momenti. La veglia di questa sera, a cui seguirà, Mario Galasso ha già il saccapelo con sé, ma forse anche Livio, perché poi si andrà in strada a vivere anche un momento insieme alle persone più fragili. Però vogliamo raccontarla questa iniziativa a partire dal desiderio. Don Maurizio, guardiamo te, perché appunto dicevamo già 3 anni fa si è detto ci siamo come chiesa riminese, forse non c'era neanche bisogno di ricordarcelo, però insomma certo, mettere qualche appunto nelle nostre agende fa bene. Sì, grazie. Ma siamo al 3° anno, come dicevi, quindi chiaramente sta diventando un po' una tradizione. E questo vuol dire che sta entrando pian piano nella consuetudine, ecco, anche delle nostre comunità, e ricordarci che la 3ª domenica di novembre è dedicata dal Papa Francesco proprio alle situazioni di povertà che ci sono ovunque, nelle nostre realtà parrocchiali, nelle nostre strade, nei luoghi di incontro, e credo che non manchino gli esempi. E come Chiesa ci siamo entrati da subito, dal primo anno, come potevamo essere sensibile a questo richiamo che Papa Francesco si faceva, quali segni porre, e da allora si è iniziato a porre almeno un segno a livello diocesano in città, che è stato proprio questo della messa e del pranzo insieme coi poveri, a cui poi si è aggiunto altri momenti, e come richiamo. Nel frattempo però si è anche invitato anche le comunità parrocchiali e le zone pastorali a rimettere al centro dell'attenzione questo aspetto. Quale sguardo abbiamo verso i poveri che sono sul nostro territorio? Come le nostre comunità sono una casa accogliente per loro? Quali risposte stiamo dando? E quindi diciamo così che la giornata diventa una scusa, fra virgolette, per far entrare nell'agenda pastorale l'attenzione ai poveri come dimensione costante. Questo è un po' il senso. Purtroppo, hai ragione Don Maurizio, i poveri sono accanto a noi nei luoghi di lavoro, dove ci muoviamo in città, dove ci incontriamo ovunque. Gesù Cristo lo diceva, li avrete sempre con voi, e questo è quello che sta accadendo, ma nello stesso tempo è vero anche che forse matura piano piano un nuovo sguardo nei confronti di chi in questo momento fa più fatica di noi, ha un passo diverso dal nostro. Mario, la Caritas in questa iniziativa gioca un ruolo importante, ma per fortuna non siete soli, perché sono davvero tante le realtà che stanno collaborando a realizzare questa giornata, che poi in realtà diventano 2, quasi 3 a Rimini, perché appunto la veglia, la notte con i senza tetto, la domenica la messa, il pranzo e la festa. Insomma, ci sono davvero tanti momenti, un calendario composito, e soprattutto tante persone che si sono radunate insieme per raccogliere l'invito del Papa e della nostra diocesi. Sì, certamente, ma non poteva essere così. Non poteva essere così, perché questo è il nostro territorio, così ricco di associazioni, di belle persone.
non poteva non essere così, visto il tema di quest'anno che è la speranza. E la speranza alle persone che stanno attraversando un momento di difficoltà, siamo chiamati a darle noi, o meglio ancora, a darcela vicendevolmente. E quindi la sfida, vorrei dire, no? Forse era più semplice se noi con la diocesi e la Papa Giovanni avessimo organizzato l'evento, la sfida è stata quella di organizzare tutto questo percorso insieme, coinvolgendo la Protezione Civile, coinvolgendo questa sera nella veglia l'Azione Cattolica, gli scout, le suore Clarisse, ma perché ci sia questo cammino comune che vada a costruire un percorso che non è l'evento della giornata. La giornata deve accendere i riflettori, deve dirci: attenzione, ci sono tantissime persone al tuo fianco, al tuo posto di lavoro, lungo la strada, e noi siamo chiamati, per quello che siamo, per come siamo, a porci. Non a caso il percorso della veglia, ricordando appunto le virtù teologali, no? Perché l'ultima è la speranza, lo faremo sulle orme di Sandra Sabatini, per ricordare appunto questa figura giovane. Noi dobbiamo pensare giovani e pensarci per davvero, e quindi vorremmo farla conoscere per come una giovane riminese si poneva rispetto ai poveri e rispetto alla fede. E quindi vuole essere una fede incarnata, un incontro, e l'incontro si fa naturalmente per chi è cristiano, per chi è cattolico, ricordando e celebrando la giornata con la veglia, perché è da lì che pendono le nostre radici. Poi c'è un momento di condivisione, quello serale, vi correggo, non portiamo i sacchi a pelo, portiamo i cartoni e le coperte, perché se deve essere una notte di condivisione, è una notte di condivisione. Era troppo il sacco a pelo. E se mi vedete perché io lo faccio, l'ho fatto l'anno scorso insieme agli amici, lo faccio per egoismo, perché fa bene a Mario, perché al di là di andare a condividere, aiuta Mario, aiuta me a mettere i piedi per terra, a capire, a non volare alto, a capire della mia, quella che è la mia umanità, quello che è il mio essere. E quindi il mio andare stasera insieme a diversi amici, saremo una quindicina, fra poco appunto condividere questa notte. Poi se qualcuno vuole uscire di casa e venirci a trovare, probabilmente ci troverà sotto i portici. Attorno alle 9.40, poi nella chiesa di San Bernardino vi prendono su e andiamo insieme. E poi domenica la celebrazione, importantissima, proprio celebrare, no, la parola del Signore in questa giornata, e celebrarla insieme. Ma poi questa mensa continua anche nella mensa, nel mangiare insieme, nel condividere anche il pasto, quindi questa mensa che continua in un pasto dove c'è qualcuno che sarà chiamato, delle persone che sono un po' più fortunate, a servire, ma qualcuno di noi si è chiamato a condividere il pasto, perché questa è la condivisione, lì che nasce la speranza. La speranza nasce proprio da questo incontro. Io spero molto che i riflettori, il percorso che abbiamo costruito in diocesi tutti insieme, possa servire a aprire un po' di più il cuore e gli occhi a noi riminesi. A voi due una piccola provocazione. Questa settimana, quando abbiamo pubblicato questa notizia, che quindi è stata condivisa anche sui social, due commenti che mi hanno colpito, tra quelli molto belli, che erano insomma contenti di questa iniziativa, qualcuno ha scritto: ma i poveri lo sanno che c'è questa cosa domenica? E l'altra cosa: ma perché la Chiesa non apre le sue porte per accogliere le persone che sono per strada? Ve la rilancio così, cosa rispondere? Perché bisogna anche rispondere alle volte alle provocazioni. Don Maurizio. Ma diciamo che la Chiesa lo fa attraverso alcune, in gran parte attraverso alcune istituzioni, alcune strutture, questa accoglienza dei poveri che sono qui sul territorio e che sono della Caritas, della Papa Giovanni e di qualche altra realtà che si offre. In alcune comunità ci si è chiesti se si poteva offrire anche qualche spazio parrocchiale. E la cosa è partita più con alcune famiglie siriane, ad esempio, ci sono alcune parrocchie che stanno facendo questo tipo di esperienza e coinvolgendo tanti volontari attorno a questa realtà, e più difficoltoso con altre figure, anche perché poi abbiamo anche problemi che nelle comunità abbiamo il problema che sono strutture non adeguate per l'accoglienza, molte volte, perché dove non c'è più il parroco, di fatto spesso sono strutture inagibili o comunque che richiederebbero spese di sistemazione che la comunità non riesce a permettersi, e quindi anche questo limita un po' questa possibilità. E poi non dimentichiamo, Don Maurizio, l'accompagnamento, perché non basta un tetto sopra la testa, Mario. Certo. Quotidianamente, ma guardo anche Livio, cioè l'accompagnamento è forse l'aspetto ma infatti la cosa centrale è questa. Allora, la voglio dire anche in maniera un po' provocatoria, io lo dico ultimamente molto spesso quando mi chiamano a fare qualche incontro, molte volte lo dico un po' sussurrando in modo che le persone siano attirate, no, come attenzione, ma sveliamo un segreto: i poveri non sono né della Caritas né della Chiesa, sono del territorio dove vivono,
Per cui la Chiesa certamente, per sensibilità, come ha detto Don Maurizio, si interroga quotidianamente su quale può essere la risposta migliore, sia concreta fisica, che la casa, che il mangiare, che sono tutti i beni che le persone servono. Ma il territorio cosa sta facendo? Quanto il territorio cammina al nostro fianco, dico nostro naturalmente nel senso più allargato di Chiesa, quindi non solo di Caritas, ma penso appunto alla Papa Giovanni, alle opere caritative, cioè, che stanno muovendosi in questa direzione. Perché qui si tratta di costruire, passare alla comunità, e la comunità ognuno deve costruirla mettendoci il proprio, e quindi certamente come Caritas, come Papa Giovanni ci mettiamo il nostro, ma dall'altra parte ci deve essere il comune, ci deve essere la prefettura, ci deve essere l'ASLE, anche perché le persone che si rivolgono a noi sono persone che sono sempre più molte problematiche. La ragazza di cui voi avete pubblicato questa mattina la notizia su News Rimini, che si è stesa davanti al Sette Bello, è una ragazza che noi conosciamo molto, ma molto bene. L'altro ieri mattina era con noi in Caritas. Il problema è che quella ragazza è una ragazza scomoda e che i nostri servizi fanno fatica a prendersi in carico. E allora il problema non è se la Chiesa o la Caritas o la Papa Giovanni ci pensano, caspita se ci pensano. Il problema, forse la domanda corretta dovrebbe essere, quanto la Chiesa, la Caritas, la Papa Giovanni riescono a sollecitare anche le amministrazioni per camminare insieme, per dare una risposta affinché sul nostro territorio nessuno rimanga escluso. Livio, vuoi aggiungere qualcosa? Perché poi voi come Papa Giovanni, in particolare come Capanna di Betlemme, siete abituati proprio anche ad andare nei luoghi scomodi della città e del territorio. Rispetto all'accompagnamento, questo è sicuramente quello che noi siamo tenuti a fare, cioè, come Capanna il nostro obiettivo primario è quello comunque di stare vicino alle persone in qualsiasi situazione, che rispondano bene ai servizi, che rispondano bene a noi, cioè a noi come Capanna, che rispondano bene a tutti gli aiuti che gli vengono proposti e che non lo facciano, perché non sempre cioè comunque le due mani appunto si incrociano. Però il nostro obiettivo comunque rimane quello di rimanere là, stare sul territorio, andare in stazione, dormire in piazza quando è possibile, insieme a cioè facendo vedere che comunque appunto non solo la Capanna cammina da sola con le persone che in questo momento vivono in strada, ma appunto c'è una rete che piano piano appunto si cerca anche di farsi forza nella speranza che poi qualcosa cambi. Grazie Livio, a onore di completezza, ecco, riferito sempre a queste domande che sono arrivate a Icaro, bisogna comunque aggiungere che anche laddove le parrocchie non riescano ad accogliere con un tetto le persone, è vero che comunque c'è un aiuto diffuso, questo in tutta la diocesi, dalle comunità più piccole a quelle più grandi, che è riferito all'aiuto con gli alimenti, con il vestiario, con gli incontri, perché molte persone trovano nelle parrocchie un posto dove poter parlare, dialogare, far presenti i propri bisogni. Quindi ecco, ci sono tutta una serie di servizi che si riescono ad offrire anche quando non è magari invece possibile poter dare una camera, un tetto, un appartamento. E se posso, scusate, anche per correttezza, dobbiamo anche dire che col Comune di Rimini il rapporto è ottimo, per cui si costruiscono altrettanti servizi, perché non sembrerebbe che il Comune non c'è, ma in realtà c'è, ma è un cammino che dobbiamo costruire insieme. Certo, anche perché le domande sono sempre di più. Don Maurizio. No, io credo che però dietro ci sia anche il superare una situazione di delega, che tutti un po' corriamo questo rischio, cioè il dire la povertà a me non interessa finché non mi entra in casa mia, e queste cose le deve risolvere chi è addetto a questo, che sia il comune, che sia la parrocchia, che sia la Caritas, che sia la Croce Rossa, che siano altre realtà. Io ho già i miei problemi, le cose che io me le tengo strette perché non voglio avere fastidi. Questa è uno sguardo in cui siamo. Certo. Dobbiamo, prima di chiederlo agli altri, dobbiamo chiedere, ma io cosa sono disposto a offrire di ciò che ho? Cosa sono disposto a condividere di quello che ho a disposizione? A volte si cercano anche spazi abitativi, ma chi ce li ha dice, io non voglio avere beghe, no? Voglio avere beghe. Questa è la reazione che spesso abbiamo, per cui dobbiamo riconoscere, faccio un po' l'esame di coscienza,
tutti quanti. Ecco, ecco, sarebbe ha scritto, molto infatti, utile. Simone, il vescovo ha scritto in occasione della giornata di domenica: i poveri non sono mai un problema, sono sempre una risorsa, perché appunto ci spingono anche a guardare meglio come siamo noi. Pino, tu sei uno che l'ha ricevuto questo accompagnamento della capanna di Betlemme di cui parlava. Ma sentire parlava parlare Lillo, gli altri, infatti, no? Tu un po' sei stato dall'altra parte della barricata. Come li senti? Raccontaci. No, infatti io stavo ascoltando molto bene, perché sono discorsi che a me mi interessano proprio, perché mi sono servite queste cose proprio personalmente. Adesso convivo con la Papa Giovanni da un po' di anni, ho avuto dei vari percorsi, di cadute, adesso ho deciso di vivere proprio con loro, ho fatto questa scelta di vita, aiuto con quello che posso, svolgo le attività giornaliere con loro e questo mi fa star bene, ho trovato in questa famiglia, perché è una famiglia. È difficile spiegare a parole, perché ci sono tante di quelle persone varie, dalla persona che ha avuto problemi di tossicodipendenza, da problemi di alcol, problemi di essere fisici, problemi di familiari, problemi, 10.000 tipi di problemi. Si è creata questa famiglia che noi viviamo insieme, questa armonia, ci ascoltiamo a vicenda, ognuno con le sue, ci tiriamo su, se uno sta giù si tira sull'altro, l'altro è... e si convive così giornalmente. Io in questo ho trovato la mia tranquillità. Io sono un alcolista, ex tossicodipendente, ho vissuto per strada, dopo il mio divorzio ho avuto una caduta micidiale 15 anni fa e 15 anni, 12 anni di calvario tra riprese, ricadute, ho vissuto anni e anni qui a Rimini. Io sono di Roma originario, però vivo in Emilia Romagna da 24 anni, Rimini e dintorni. E la sola cosa, qui in Romagna non voglio pubblicizzare niente, però ho trovato un'accoglienza molto, specialmente a Rimini, tra la chiesa, le varie associazioni che ci sono. E io vivevo per strada e andavo alla Caritas, faccio un esempio, non solo per mangiare, ma per stare insieme a tutte le altre persone che facevano la fila, i volontari che erano nella Caritas, e lì mi cercavo in me stesso una famiglia, salutando il volontario, salutando le persone come me che facevano la fila, un po' più violenti, un po' meno violenti, quella persona che aveva problemi non solo di tossicodipendenza o di alcolismo, ma proprio per persone che non facevano fatica a mangiare a casa, venivano a Caritas perché non avevano cosa mangiare a casa, avevano la casa, ma facevano la fila lì perché a casa non avevano cosa mangiare. Pino, negli anni che ci hai raccontato, quelli più difficili, quando hai vissuto in strada, un po' appunto alla ricerca di un... La cosa che ti è mancata di più, non solo fisica, ma anche proprio a te come Pino, come persona, che cosa sentivi che ti mancava in quel periodo? Non so, la vicinanza di qualcuno, lo sguardo amorevole di qualcuno su di te, che magari invece si allontanava quando ti vedeva, temendo che magari potessi disturbarlo. Che cosa ti è mancato di più? Quello che ho detto prima, è quello che ho ritrovato stando nella Papa Giovanni. È una famiglia. Io ho avuto una famiglia un po' pesante, un po' particolare. Mio babbo stava sempre in galera, molto severo, padre padrone era, violento con mia mamma, con mia sorella. Ho avuto un'infanzia un po' difficile. La famiglia non l'ho vissuta io, perché io non avevo il cugino, la zia, mio padre li ricava con tutti. E la famiglia mi è mancata da piccolo. E qui da grande, ho 50 anni, da grande ho trovato questa cosa, in questa famiglia enorme che è la Papa Giovanni, che poi si amalgama anche con la Caritas, con tutti, negli eventi, nelle cose che ci incontriamo insieme. E questo, forse a 50 anni ho ritrovato quello che mi è mancato a me da piccolo, la famiglia. La famiglia, che significa anche capirsi, parlare, forse questo l'ho ritrovato a 50 anni, forse. E adesso che fai questa esperienza insieme alla capanna di Betlemme, per te che hai già vissuto quell'esperienza anche di fatica, di fragilità, avvicinarti a chi oggi si trova in quella situazione lì è più facile o più difficile?
Ma io mi trovo in difficoltà veramente, diciamo tra virgolette, a stare con persone magari all'infuori della nostra famiglia. Faccio un po' fatica, perché mi sono talmente abituato con le persone che mi capiscono al volo, le persone, io questa cosa voglio mettergli un puntino sopra, perché l'alcolista e il tossicodipendente, la persona che ha passato tanti guai, ha una sensibilità talmente amplificata che non ha una persona normale. Quindi con tutta la bellezza ma anche la fatica questa sensibilità. Perché quello ha fatto un lavoro, volendo o non volendo, si è creata questa sensibilità nelle difficoltà. Livio, tu con Pino hai fatto un pezzo di strada insieme e lui ha deciso di rimettersi nuovamente in gioco, di puntare sulla sua vita, su quelle che erano le sue risorse, magari un po' in affanno in alcuni anni della sua vita. Camminare insieme com'è? Ora voi siete uno a fianco all'altro, perché è un camminare insieme alla fine. Non sei tu che, magari alle volte lo trascini tu, alle volte ti trascina lui, forse succede questo. Ma, infatti mentre Pino prima parlava, mi sono venuti in mente, a parte che mentre venivamo qui in studio abbiamo parlato un attimo anche appunto delle differenze di povertà che ci possono essere, appunto non è necessariamente una povertà, non ci può essere solamente una povertà materiale, ma appunto il camminare insieme magari alimenta un po' di più quella povertà dell'anima, dello spirito, che poi magari appunto nel momento giusto coincidono l'arrivo dell'aiuto con il cambio di marcia che una persona vuole fare, quindi queste due cose poi si incontrano, si appunto là veramente si cammina insieme mano nella mano. E beh, in realtà forse Pino non l'ha detto, però io ogni tanto gli vado a chiedere dei suggerimenti, dato che lui comunque ha un'esperienza diciamo, abbastanza grande, io ogni tanto quando abbiamo persone in casa che arrivano in capanna e ogni tanto gli chiedo dei suggerimenti anche sullo stato d'animo della persona che noi in quel momento stiamo accogliendo, come può vivere, non so, l'entrata in casa, quali possono essere le difficoltà che può vivere una persona che magari è stata tanto tempo per strada, che cosa vuol dire entrare in una casa e ricominciare, non so, a prendere una scopa in mano piuttosto che occuparsi di fare delle pulizie, di rifarsi il letto, partire veramente dalle cose più semplici. E il rimando è super importante, perché poi alla fine ci sono delle differenze ovviamente, cioè io che non ho mai vissuto per strada non so che cosa voglia dire effettivamente passare tanto tempo magari da solo o disabituarsi a prendersi cura di se stessi. Ah, perdi. E quindi è un aiuto, in realtà è un aiuto, sì, può è un aiuto, una sorta di termometro umano. Esatto. Il direttore della Caritas prima diceva che la sfida quest'anno, anzi da quando è nata la giornata dei poveri a Rimini, è quella di camminare insieme per insieme fare questa esperienza. Insieme vuol dire anche con la Protezione Civile. E quindi voi avete aderito subito. Ma anche perché loro ci mettono un lavoro fisico molto importante. Ma è naturale che sia così ed è giusto che sia così. Prima di tutto colgo l'occasione, no, per chiarire che cos'è la Protezione Civile, almeno nel nostro ambito cittadino. Il nostro è un coordinamento, non è un ente, è un coordinamento di associazioni che aderiscono alla Protezione Civile. E quando uno e fa parte di queste associazioni, lo scopo suo primario è quello di dare il proprio tempo gratuitamente alle necessità che ci sono sul territorio e anche prendere a cuore le varie situazioni di indigenza che ci sono nel nostro vicino, perché anche questa è emergenza diciamo così quotidiana. E quindi praticamente niente di eccezionale che noi aderiamo, no, a questa iniziativa, ben vengano. Poi, seconda cosa, e questo forse gioca a favore, è che con l'esperienza che noi abbiamo avuto a gestire le varie cucine, anzi Rimini, il coordinamento di Rimini, è conosciutissimo a livello nazionale
per la sua cucina. Difatti noi gestiamo una cucina molto grande a livello di colonna mobile, quindi gli scenari di tutti i terremoti ne ho fatti in questi ultimi 20 anni, no? Li abbiamo sempre gestiti noi, quindi ci ha creato un'esperienza tale che ci rende le cose più facili a gestire queste manifestazioni che, come le dicevo prima, sono nel DNA di ogni volontario che opera con noi. Quanti sarete domenica? Allora, domenica fissi, che praticamente si sono resi disponibili, sono 16-17 il sabato per la preparazione e una ventina, forse 25, ma sono dati tendenti, no, alla crescita. Esatto, a ribassare. Siete tenuti bassi. Perché vedrà che quando sanno che siamo là, arriverà sempre qualcuno, avete bisogno, quindi saremo costretti a mandare via. Sì. Infatti questa è una buona notizia. No, io come le dicevo prima, scusi. No, prego. Questo, come le dicevo prima, è perché ci sentiamo, no, fieri anche a far qualcosa per il prossimo, che molte volte non riusciamo a fare perché sarebbe bello farlo anche quotidianamente. Anche se molti di noi lo fanno, io personalmente, siccome provengo dal mondo dello scautismo, no, e mi prendo a carico una volta a settimana, no, di distribuire anche generi alimentari a persone che sono impensabili, perché ricordiamoci che nel nostro territorio ci sono tante famiglie che non dichiarano la propria povertà per motivi di dignità e di pudore, no, quello che è, e molte volte il sapere che hanno questa criticità, il portargli qualcosa è bello. Questo è già uno spunto per la puntata della prossima settimana. Dicevo, c'è una piccola buona notizia, ce l'abbiamo già. I volontari che materialmente faranno il servizio domenica saranno circa 40-45. Le domande sono state molte, ma molte di più, tant'è che immediatamente sono state chiuse, tra virgolette. Dovete calcolare che noi, almeno dal lato di vista di cucina, dobbiamo fare una selezione, perché è giusto di primo, di impeto, no, dare disponibilità a fare grandi cose, ma però c'è un limite, perché noi dobbiamo agire nella legalità. Certo. Noi gestiamo una cucina, ma non è una cucina gestita da improvvisati, è gestita dalle persone che sono qualificate, hanno degli attestati per poter operare in cucina, e quindi le persone che sono presenti vedrete che sono tutte quante qualificate. Questo ci garantisce sulla qualità del servizio. Mario, ma quanti si sarà a tavola domenica? Avete già fatto due conti? Ma mediamente le persone, diciamo, che si rivolgono quotidianamente o a noi o ai frati, che sono stati i primi ad essere invitati, sono i primi ad essere invitati, saranno circa 300. E 300-350, cioè sono sempre dei numeri ballerini, perché è una vita di strada, una vita che va rispettata, riconosciuta. Dove prendere gli appuntamenti non è così semplice. Dove prendere appuntamenti non è così semplice. Noi, per favorire anche questo incontro, naturalmente in quel giorno la mensa della Caritas sarà trasferita in toto a San Giuseppe al Porto, ma soprattutto vorrei sottolineare che se quel momento diocesano è un momento, passatemi il termine, con uno stigma sociale molto forte, perché è la giornata dei poveri, del pranzo con i poveri. Viceversa, quello che veniva detto anche adesso, c'è una povertà diffusa di persone che fanno fatica a arrivare alla fine del mese, a volte non ce la fanno, ma venire alla Caritas, alla Papa Giovanni, è difficile, perché lo stigma sociale è molto forte. Per cui abbiamo invitato anche altre parrocchie, altre, per cui Somorciano, Sant'Arcangelo, in diverse realtà faranno delle attività, delle iniziative, ma le faranno per tutti, perché proprio il senso della giornata è voler raggiungere più persone possibili senza possibilmente avere il fatto di dover dire o l'etichetta o la medaglietta di povero. Però ci si siede tutti insieme al tavolo, ci sarà questo vescovo, ci sarete voi operatori, Don Maurizio, tanti altri sacerdoti che sono stati invitati, insomma
stare nella stessa mensa, non appunto solo avere quel ruolo di sì, ti do una mano, perché questo è gratificante, però alle volte poi manca la relazione, invece è molto bella anche questa. Don Maurizio? No, su questo volevo aggiungere qualcosa. Credo che il valore educativo di questi momenti sia la possibilità di relazionarsi con una persona, con una situazione che tu normalmente non incontri, e imparare ad ascoltarsi, imparare a guardarsi con altri occhi rispetto a quelli che usi normalmente, capire che l'altro è come te, ha le tue stesse esigenze, necessità, umanità, certo sofferenze, e quindi non è un tipo strano o di cui avere paura, ma una persona da cui anche fra l'altro ricevere, perché poi non è soltanto un atteggiamento in cui così dare qualcosa, ma anche imparare anche certo. Dalle persone con cui conviene. Quindi lo stare a tavola insieme, come pure le occasioni fatte in altre parrocchie di cena comunità, di mensa comunitaria, insomma, è proprio l'occasione proprio per dire, guarda, sono persone che hai vicino a casa, magari sono per la strada, e magari di solito non guardi, non te ne accorgi, non vuoi vedere, ma che poi standoci insieme ti accorgi che sono della tua stessa pasta, stessa umanità, sono fratelli e sorelle, no? Quindi questo è un po' il linguaggio ed è lo scopo educativo, ecco, di questi momenti. Anche perché io penso che la sfida più grossa sia quella che nelle nostre comunità, dico per i credenti, ma questo vale per tutti, si impari lo stile della prossimità, si dice spesso, no? Cioè il fatto che non sono le strutture organizzate che devono risolvere tutti i problemi, ma è il tessuto sociale ordinario dove si è capaci di essere vicino alle persone. E questo lo puoi fare tu, lo fare ciascuno di noi nel suo condominio, nella sua via, nel suo quartiere, cioè nessuno ti impedisce di farlo, insomma. Quindi questa dimensione, cioè, o riscopriamo questo, se no tutto il resto diventano un po' delle pezze, no? Che si mettono tanto per le emergenze, insomma, ecco, ma non è questa la soluzione, insomma. Tra l'altro c'è anche un aspetto molto simbolico, ricordiamo che prima della mensa ci sarà la messa, che chiaramente soprattutto per chi è appunto di fede cattolica, insomma cristiana, perché poi sono state invitate anche le altre confessioni cristiane a vivere questa giornata, ci sono anche al termine, ci saranno proprio dei simboli che il nostro vescovo in qualche modo consegnerà a coloro che ogni giorno si prendono a cuore l'altro, e quindi le coperte per la protezione civile, i farmaci per l'opera di Sant'Antonio, del cibo per la carità, su un vassoio con del cibo, per Papa Giovanni credo che ci sono degli indumenti, quindi insomma ogni sono chiaramente atti simbolici per un po', io direi, rimettere a fuoco, che servono un po' a tutti questa cosa, anche perché noi ce lo possiamo dire, anche il Vescovo ci invita a guardare gli altri tutti come una risorsa, però come diceva Don Maurizio adesso, alle volte c'è proprio una resistenza. Io chiedo a Pino, tu l'hai vista negli altri la resistenza? Quando ti trovavi in difficoltà, quando magari avevi bevuto troppo, potevi anche essere faticoso per gli altri, hai visto la paura nelle persone che ti passavano a fianco quando vivevi in strada? Come la vivevi anche? Ma io sì, osservavo tante volte, per esempio, faccio degli esempi, salivi sul pullman, tante volte noi d'inverno salivamo sul pullman, facevamo 2-3 corse di pullman per riscaldarci. Le persone a fianco a noi, è chiaro che adesso mi rendo conto, sentivano il malodore dell'alcol, del non lavato, del tante cose. Tante persone si scansavano, ma c'è state anche tante volte che io ho osservato delle persone che ti stavano ascoltando, persone che non ti conoscevano, anche essendo io uomo e un'altra persona donna, che ti stavano ascoltando e sopportavano magari il malodore che avevo, essendo anche sotto influenza di alcol, di stupefacenti, quello che sia, e ti stavano ascoltando, erano poche, ma era tanto bello quando quegli occhi ti guardavano, ti ascoltavano, e tu sapevi, ma questa persona, ma si fida di me, io sono così, puzzo, sono sconvolto, però mi sta ascoltando, era raro quello. E tante volte, anche se le persone si scansavano, ma io personalmente le capivo, perché mi medesimavo in loro, ma io cacchio, io è 2 mesi che non mi lavo, puzzerò un pochino. Quell'ottimo che si scatta. Non lo sentivi più. Una cosa che tu, a differenza di tutti noi, hai vissuto un'esperienza di pranzo con una personalità, insomma nessuno di noi fino a questo momento ha avuto tale fortuna. Che cosa è successo un paio di anni fa? Sempre nel 19 novembre, è capitato la domenica, sempre dalla giornata dei poveri mondiale,
ho avuto l'onore, di pranzare al Vaticano con Francesco, sua santità Francesco. Ma tra l'altro era insomma due o tre sedie più in là di te. No, io ce l'avevo proprio di fronte. E vi racconto anche lei. Essendo il tavolo grande ovale, dove era 14 posti, allora siamo arrivati prima noi, sua santità non era ancora arrivato, gli addetti ci hanno fatto accomodare, accomodatevi, mi hanno fatto accomodare nel mezzo del tavolo, essendo ovale. Io mi chiedevo adesso, sua santità, dove si... già tremavo nel vero senso della parola. E mi chiedevo, ma dico, a capo tavola di là non si metterà, a capo tavola di là non si metterà, si metterà in quel posto di fronte a me dove ha tutte le altre persone di fronte. Aolo, e cosa gli dico? E lo vedo sempre alla televisione col ministro e con quello e con quello, e io ce l'ho adesso di fronte. Cosa gli dico? E tremavo ancora di più. Poi arriva, poi zitto, lo guardavo così, lo guardavo così. E poi non so, forse non so, una manda dal cielo, non so cosa è successo, uno sblocco mi è successo, mi sono permesso di, come ti devo dire adesso? Don, che gli dico? Ah, come si dice al Papa, come si dice? A sua eccellenza, no, sua, pensa, ah, sua santità, dire sta parola la prima volta in vita mia, perché quando lo dici sua santità è una parola che non dici mai, certo. Non hai occasione nella vita. Io ho avuto questa e mi sono sbloccato. E poi sinceramente poi sembrava che avessi di fronte una persona che già conoscevo. Lui è una persona squisita, emana una semplicità di persona alla prima parola che apre, quando l'hai di fronte, la prima parola che dice, emana questa cosa di semplicità, di persona semplice. Tant'è che ti sei sentito anche di fargli una battuta. Ma anche sua santità ha fatto una battuta non solo a me, anche alle persone al tavolo. Io mi sono permesso, talmente mi sono sbloccato, come dicevo prima, il primo piatto che ci hanno portato di primo erano gli gnocchetti sardi serviti con un sughetto. Ho pensato subito in qualche secondo, faccio una battuta. Sua santità, scusi che la disturbo, volevo chiederle una cosa. È vero che ci sono i gnocchetti sardi di primo, pensavo che c'era un'altra cosa. E lui subito, ma con una semplicità proprio, mi è stato attento a me. Dice, ma cosa pensavi che c'erano? Pensavo che c'erano gli strozzapreti di primo. E ha riso talmente. Io ho osservato che rideva non forzato, proprio una risata spontanea, proprio sincera. Squisita, veramente. Che meraviglia questo racconto. Sì, sì, no, veramente. Vorrei anche concentrarmi in un altro sull'aspetto sempre simbolico, perché prima ho dimenticato di dire che sarà anche fatta un'azione, in qualche modo, anche in questo caso simbolica, nei confronti dell'amministrazione comunale. Non so se sapete già chi ci sarà, però verrà in qualche modo chiesto dal nostro vescovo un'ulteriore attenzione. Mario lo diceva prima, già c'è grande collaborazione, c'è un grande aiuto reciproco, però insomma bisogna ogni tanto riconfermarsi insieme su questa strada da fare. Mario? Sì, e so che verrà appunto la Gloria Lisi, quindi il nostro vice sindaco. A lei verrà consegnata la mappa con i servizi che noi abbiamo nella città, che abbiamo sviluppato insieme appunto alle altre realtà, sviluppato in varie lingue, in maniera tale che anche una persona si possa orientare nella città turistica, anche nella città bella, dei tanti servizi di prossimità che noi offriamo. E quindi questo simbolicamente è offrire da parte nostra, delle associazioni, all'amministrazione, il nostro esserci al suo fianco per camminare insieme, proprio come dicevo prima, per non lasciare nessuno indietro. Pier Antonio, tra l'altro, prima diceva una cosa molto bella. Noi come Protezione Civile ci immediatamente partiamo, non perdiamo un istante quando c'è un'emergenza, c'è una calamità naturale, un terremoto, pronti a partire. E tu dicevi, in fondo anche questa è un'emergenza, che noi dobbiamo sentire, certo, come un'emergenza quotidiana, il terremoto che deve scuotere la nostra vita anche. È giusto, difatti era quello che volevo dire. Molte volte intendiamo le emergenze, grandi cose, grandi catastrofi.
ma se ci guardiamo bene attorno a noi vediamo che può essere emergenza anche chi soffre, chi ha bisogno. E visto che facciamo tanti chilometri per andare a soccorrere della gente che ha bisogno per altri motivi, incominciamo nel nostro piccolo ad aiutare quelli che sono più a portata di mano. Ed è, non è difficile, basta piccoli gesti per poter essere vicino a questa gente. E noi nel nostro piccolo, come dicevo prima, speriamo, no, di arrivarci. Mario. Sì, volevo sottolineare una cosa che, so Pier Antonio, magari per umiltà, no, per quando fai le cose magari non le vuoi neanche dichiarare, esatto. No? Una cosa che avrei piacere di sottolineare, anche io sono un volontario di protezione civile, che quando parlava del coordinamento vogliono dire a Rimini 38 associazioni che si mettono insieme con la sensibilità diversa, quindi anche questa è una cosa straordinaria, 38 associazioni con tutto quello che c'è dietro, che sono pronte ad attivarsi. Ma già nel passato, quando abbiamo vissuto, avuto bisogno con l'emergenza freddo di collaborazione per le brande, per quant'altro, la protezione civile, io alzo il telefono e ci dicono eccomi, eccoci, e ci portano le brande, per cui c'è questa collaborazione che oggi concretamente in questi giorni si realizza nel pranzo, ma nel caso di bisogno di brande sono brande, ma nel caso di bisogno di qualsiasi altra cosa ci si alza il telefono, ci si parla e si trova la strada per risolvere. Così è più facile quando si fa insieme. Pier Antonio, prima diceva Pino che lui ha mangiato i gnocchetti sardi dal Papa, sai il menù di domenica? Giusto, sì. Così, ma cioè, chiediamo anche un po' così tra varie variazioni. No. Ecco, no, per carità, qualcosa di più locale, spaghetti col tonno, un antipasto, frittatine, delle pizzette, del formaggio, per passare al primo, no, che praticamente faremo questi spaghetti col tonno, e poi facciamo del pesce. Così va bene per tutti, non c'è neanche il problema delle religioni diverse che giustamente siederanno insieme a tavola. Che ci hanno dato dei pagelli. Dei pagelli che molto probabilmente, perché siccome questa è una novità di ieri... Ah, proprio una... Sì, no, perché credevamo che ci fosse, no, a disposizione un altro tipo, no, di pesce. Adesso si è presentata l'opportunità di sfruttare questa partita qui. Vedremo di fare al forno con patate o così, diciamo. Allora, adesso secondo me alla fine di questa trasmissione qualcuno dice: ma domenica se andasse a fare il volontario ma pure magari anche a sedermi con gli altri. E poi di conseguenza i vari dolci, no, che vedo che almeno in lista ci sono diverse associazioni che li portano, mi sembra, e che portano anche le varie comunità, esatto, le comunità ortodosse, ortodosse anche. Ah, ecco, infatti, esatto. Diciamo che quest'anno l'invito viene stato fatto anche alle altre comunità non cattoliche presenti sul territorio, quindi la comunità ortodossa, la comunità valdese, e altri anni già la comunità ortodossa romena ha partecipato, e poi ci sarà anche quest'anno anche come animazione oltre che come volontari. E vediamo se ci sono altre presenze, vediamo un pochino adesso quello che succederà domenica. Il consiglio che possiamo dare noi è: partecipate alla celebrazione, alle 11 c'è, certo, la messa, certo, nella chiesa di San Giuseppe al Porto, sicuramente anche un'occasione bella per ascoltare, per condividere, poi magari se rimane un posto a tavola, perché no, vi mettete lì, ascoltate, seguite, stiamo, e si sta insieme. E Paolo, in chiusura, tu non hai il ponte oggi perché come sempre è arrivata all'ultimo minuto, però c'è un articolo sul ponte che secondo me in qualche modo si collega, perché la diocesi, anche come scelta di trasparenza, grazie al settimanale Il Ponte, questa settimana pubblica dei dati relativi al bilancio economico, e a me una dei particolari che è rimasta più impressa sono proprio gli 800.000 euro del 1,5 milioni complessivo dell'8 per 1000 che sono destinate proprio alle fragilità. Paolo, non so se vuoi aggiungere qualche aspetto. Così è la voce di bilancio più importante che viene destinata per tutte le opere caritative, quindi la Caritas, ma non solo la Caritas, che vanno in questa direzione. E io sottolineerei un altro dato importante, che è quello di un aumento delle uscite della diocesi, e uno dice ma come? Sì, nei confronti delle parrocchie, delle realtà che hanno avuto bisogno, quindi direi che questo invece è molto importante, segno di una vitalità e anche di un bilancio che è migliorato, e quindi ha permesso di poter
aiutare delle comunità che avevano bisogno in vari modi. Quindi quando abbiamo dato la notizia mi ha chiamato qualcuno in redazione chiedendo: ma visto che stanno andando meglio i conti della diocesi, ci date una mano, perché noi siamo un'azienda un po' in difficoltà. Chiaramente stiamo scherzando, però ecco, volevamo chiudere in leggerezza anche questo momento tra di noi. È stato molto bello avervi qui con noi. L'invito nuovamente, se volete, anche se siete in casa, mettete una giacca, uscite, andate alla chiesa di San Bernardino, vi aspettano le sorelle Clarisse, perché sì, la dimensione della preghiera, diciamolo, è il cuore di tutta questa esperienza. Il momento poi in strada, soprattutto per i giovani, magari se qualcuno si sente giovane, è un po' fuori età come me, come te Mario, può venire lo stesso, no? Ma certo, dici? Io vado, sono andato l'anno scorso, per cui anzi quest'anno probabilmente condividiamo anche una cioccolata calda. Per cui semplicemente se volete anche venire a prendere una cioccolata, a fare qualche chiacchiera. E dei portici di Piazza Cavour. Nei portici di Piazza Cavour. Non dove eravamo l'anno scorso perché ci sono i lavori, ci sposteremo, ma ci si vede, insomma. Molto, molto semplice. Ci vedete dei barboni, lì siamo noi. Grazie al nostro vicario, grazie a voi. Fabri, grazie al direttore di Caritas Mario Galasso, grazie a Pierantonio per la protezione civile. Pino, bellissima la tua testimonianza, grazie, so che tu sei abituato a altri schermi anche ben più importanti, quindi insomma Icaro TV, siamo in famiglia, come hai tenuto a dire tante volte anche nei tuoi interventi. Grazie, grazie a voi. Grazie. E noi torniamo settimana prossima. Puntualissimi, fra 7 giorni, sempre Icaro TV. Vi aspettiamo, buona ciao. Serata. Ciao, ciao. Grazie.